917, Cova d'Aieria, località di un villaggio del Portogallo centrale, Fatima. Tre bambini, Lucia dos Santos di 10 anni, i suoi cugini Francisco e Giacinta Marto, fratelli di 9 e 7 anni, stanno giocando mentre accudiscono un piccolo gregge in un terreno di proprietà del padre di Lucia. Verso mezzogiorno, dopo aver recitato come d'abitudine il rosario, vedono due fenomeni luminosi, come due lampi, e poi una misteriosa signora splendente con un rosario in mano. È la prima di 6 apparizioni che i tre piccoli pastori avranno fino ad ottobre, sempre il giorno 13, tranne nel mese di agosto, quando dal 13 al 15 vengono, tra virgolette, sequestrati dal sindaco che cerca di smascherare quella che crede essere un'impostura. Poi la Madonna apparirà il giorno 19, come oggi. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leira dichiara degne di fede le visioni, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Migliaia di pellegrini iniziano ad arrivare a Fatima non appena si diffonde la voce degli eventi soprannaturali. Il 13 ottobre una folla stimata tra le 30 e le 100.000 persone, tra loro anche numerosi giornalisti, assiste al miracolo del sole, il grande segno che era stato preannunciato dalla Vergine. Dopo una pioggia battente che rende fradici il terreno e gli abiti degli astanti, il cielo si apre e il disco solare viene visto cambiare colore, dimensione e posizione per circa 10 minuti. Un sole che è possibile fissare direttamente con lo sguardo. Dopo l'accaduto, abiti e terreno si mostreranno improvvisamente asciutti. Il messaggio principale dell'apparizione è legato ai tre segreti, o meglio, a una rivelazione in tre parti che la Madonna fece ai pastorelli nell'apparizione del 13 luglio. Lucia, divenuta suora, scrisse le prime due parti nelle sue memorie. La terza, scritta il 3 gennaio 1944, la diede in una busta sigillata al vescovo di Leira, busta che fu poi consegnata nel 1957 all'archivio segreto dell'allora Santo Uffizio, il cui contenuto è stato divulgato nel 2000. Nella prima parte del segreto, Suor Lucia racconta che la Madonna mostrò ai tre pastorelli la visione dell'inferno. Nella seconda parte Maria raccomanda di stabilire nel mondo la devozione al suo cuore immacolato, annuncia la fine della guerra che era in corso, la prima guerra mondiale, e metterà in guardia rispetto allo scoppio di una seconda, come poi avverrà, se gli uomini non si fossero convertiti. Chiede inoltre la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. La terza parte della rivelazione annuncia le sofferenze della Chiesa e del Papa. Questi annunci profetici della Vergine Maria sono sempre accompagnati dalla richiesta della preghiera. La Madre di Dio ci insegna, come tante volte ormai ci siamo detti, l'efficacia della preghiera. La preghiera può cambiare il corso della storia. La preghiera ha un influsso sulla storia, la grande storia, ma anche la piccola storia della nostra vita. Papa Benedetto diceva che la preghiera apre le situazioni a Dio. Nasce quindi la responsabilità di ciascuno di noi. Con la nostra preghiera possiamo offrire il nostro contributo a una storia migliore. Insieme all'invito alla preghiera, la Madonna di Fatima ci chiama alla penitenza. Noi facciamo un po' fatica a capire questa parola penitenza. Subito pensiamo a cose strane, lontane dalla mentalità dei nostri giorni. Ma la penitenza altro non è che l'impegno a vivere il Vangelo, a portare la croce del Vangelo. La penitenza dunque è vita evangelica. Preghiera e penitenza, nei termini appena ricordati, sono il grande messaggio di Fatima. Ed è un messaggio che sta al cuore del Vangelo, sta tutto dentro le parole di Gesù. Ora reciteremo il rosario, la preghiera tanto raccomandata dalla Madonna di Fatima. La chiedeva soprattutto per la pace. Anche noi questa sera, pensando a tutto ciò che sta succedendo nel mondo, preghiamo per questa grande intenzione. Ma la pace non può nascere che dal superamento di quello squilibrio, come dice il Concilio, che c'è nel cuore dell'uomo. La pace è molto di più.
dell'assenza della guerra. Preghiamo dunque, sotto la guida del nostro Vescovo, che ringraziamo per la sua sempre tanto desiderata presenza tra noi. Alla Madonna affidiamo anche le nostre famiglie, i nostri giovani e i ragazzi, i nostri malati e sofferenti, la prossima visita pastorale e la missione parrocchiale.